di open data, come vedremo alla fine della presentazione, e quindi con lo scopo di mettere a disposizione di chiunque informazioni e dati che possono essere utilizzati e sviluppati per produrre altre conoscenze. Questo progetto si compone di vari pilastri, di varie attività. Una è quella di Open Data Ricostruzione, che è un sito web. Non si sente? Non si sente. Che è il sito web che abbiamo presentato ormai da 3 anni, quello che citava nel suo intervento il sottosegretario, che è un lavoro che abbiamo fatto in collaborazione con gli uffici speciali della ricostruzione, con l'Università dell'Aquila, con ActionAid, e è una raccolta di tutti i dati ufficiali relativi alla ricostruzione, nei quali abbiamo in qualche modo implementato un concetto, come dire, rendicontativo, per cui abbiamo proprio seguito il denaro e pubblicato ogni singolo euro speso nella ricostruzione, a cosa è servito, a chi è andato e per fare cosa. Per dare dei numeri che sono già stati dati, ci sono oltre 30.000 progetti approvati, ci sono più di 3.300 società, ditte di costruzioni, poco meno di 2.000 tecnici, è tutto tracciato e rappresentato in modo molto semplice su questo sito web. Tutte le informazioni pubblicate sono di tipo georeferenziate, quindi è possibile semplicemente da delle mappe avere le informazioni e risalire ai vari dati, e questo è stato, come dire, il primo passo di questo progetto, che poi si è arricchito di altre attività. Una di queste è la simulazione dei terremoti. Tutto quello che dirò da questo momento in poi non è ancora pubblico e sarà pubblico diciamo nel prossimo autunno. Intorno a ottobre presenteremo diciamo il secondo anno di attività del progetto e pubblicheremo i dati di cui vi parlo fra un attimo. Dicevo, abbiamo fatto delle simulazioni di terremoti. Il sottosuolo della città dell'Aquila è probabilmente il meglio conosciuto d'Italia per via del terremoto. È stata fatta una microzonazione con una maglia molto larga dalla protezione civile, molto stretta dai vari cantieri della ricostruzione. Noi abbiamo preso tutte queste informazioni, tutti questi dati, abbiamo costruito un modello digitale del terreno, del sottosuolo, quindi diciamo abbiamo considerato una zolla di 45 km per 45 km per 20, e quindi abbiamo potuto in questo modo simulare degli eventi sismici. L'utilità di questo tipo di attività è quello che, per cui è possibile per ogni singolo palazzo, per ogni singolo edificio, per dato terremoto, vi faccio vedere una simulazione, per dato terremoto è possibile risalire, avere contezza dell'accelerazione locale che il terremoto, vedete, questa è l'onda che parte dal momento in cui si rompe la faglia al momento in cui arriva il movimento sulla superficie, passano circa 8 secondi e questa è l'onda che si propaga, e ogni pallino in questo video è un palazzo. Quindi determinato terremoto possiamo dire sotto ogni palazzo che tipo di sollecitazione quel determinato palazzo sente. Questo è molto interessante per vari motivi, sicuramente dal punto di vista della sicurezza sismica. Quello che al quale stiamo lavorando è aggiungere ai dati di Open Data Ricostruzione relativi ai costi della ricostruzione anche i dati relativi a quello che è stato fatto, quindi i palazzi ricostruiti e con che grado, con che livello di sicurezza sismica sono stati ricostruiti, e mettere insieme queste informazioni dà un'informazione di più a tutti e permette anche di far vedere in modo plastico il lavoro che è stato fatto in questa città e quanto sicura questa città è diventata dopo i lavori. Come abbiamo fatto un modello digitale del sottosuolo, abbiamo anche costruito un modello digitale di quello che c'è sopra al suolo, e quindi attraverso l'uso di droni abbiamo preso più di oltre 1,3 miliardi di immagini già referenziate con voli di droni, e costruendo una nuvola di punti di tutto il territorio del comune dell'Aquila. Quello che faccio vedere qui è solo il centro, ma
A ottobre pubblicheremo tutte le informazioni, tutte le nuvole di punti relative al centro. Questo tipo di informazioni sono molto interessanti perché permettono di avere varie applicazioni che vanno dalla sicurezza sismica all'efficientamento energetico, all'effetto delle precipitazioni, eccetera. Per ogni edificio abbiamo un modello, una nuvola di punti 3D dalla quale è possibile studiare proprio le caratteristiche dell'edificio. Poi abbiamo fatto diversi tipi di mappe, dalla mappa, questa che vedete in alto a sinistra, il cosiddetto ortomosaico, in cui per esempio abbiamo trovato alcuni edifici che non erano presenti, che sono quelli in rosso. Questo è il centro storico, quindi è difficile che succeda in un centro storico, però è successo. Sono degli edifici che non sono presenti nella mappa. Come? Ma non sono che lì non si vede. Vi vedevo ridere, ma non capivo perché. Ah, dicevo, in alto a sinistra c'è la mappa degli edifici del centro storico. In rosso vedete degli edifici che, non, che sono effettivamente lì, ma non erano presenti nella mappa regionale degli edifici, quindi li abbiamo messi in rosso. La mappa in alto a destra invece è una mappa digitale del modello di elevazione, quindi tutte le quote dei vari edifici, della superficie e proprio del terreno. Abbiamo sviluppato un sistema innovativo che è open, quindi a disposizione di tutti, non proprietario e non a pagamento, che permette di navigare all'interno di tutte le mappe che abbiamo realizzato per prendere i dati. Vado avanti. Ecco, questi sono degli esempi di applicazioni. Per esempio, nel caso di precipitazione, abbiamo dalla determinazione di tutte le quote, sia del terreno che dei palazzi, è possibile fare uno studio di fluidodinamica e capire per data precipitazione dove si concentrano le acque, per studiare anche dal punto di vista delle allerta eventuali allagamenti. Così come è possibile avere delle mappe dell'irradianza solare. Questa è un'applicazione utile che permette, per esempio nel caso di tetti fotovoltaici, questa è un'informazione necessaria da avere per poter mettere i tetti fotovoltaici. Poi abbiamo anche studiato, sempre con queste tecniche, con il volo di droni, le montagne intorno alla città. Per esempio, non esisteva un piano valanghe del versante aquilano, neanche nel versante teramano, insomma, non c'è un piano valanghe per il Gransasso, l'abbiamo fatto per il versante aquilano. Questo è il lavoro che abbiamo fatto e si vede, non so se. Questa è una simulazione di una valanga e questi sono è Fontecerreto, che in questo caso sarebbe parzialmente colpita dalla valanga. Stiamo per chiudere la gara per assegnare ad una ditta i lavori per la realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale che faremo nella città dell'Aquila, una rete di monitoraggio non solo, diciamo, di parametri ambientali, ma anche traffico, la cosiddetta walkability, i flussi di persone che si muovono all'interno della città. Questo sempre per restituire ai cittadini che vivono le informazioni necessarie e utili della città in cui vivono. Per esempio, avremo dei rivelatori di pollini: chi è allergico a un determinato tipo di pollini potrà non andare o andare a correre in un determinato parco piuttosto che un altro. Avremo la città dell'Aquila, in particolare il centro storico, è ad oggi ancora, fortunatamente, un cantiere in pienissima attività, uno dei più grandi d'Europa, forse il più grande d'Europa. C'è il tema delle polveri sottili che vengono prodotte dai cantieri, le misureremo e quindi, come dire, saremo in grado di dare anche questa informazione ai cittadini aquilani. Un'altra attività che stiamo facendo e che sarà presentata in ottobre per tutti, in questo
questo portale è un'app che c'è ormai in tante città italiane, non è una cosa nuova, però è una cosa molto utile, che è quella che ti permette di sapere quanto tempo manca perché il tuo autobus arrivi alla fermata. E questo è una collaborazione di nuovo tra il GSSI, l'Università dell'Aquila e ovviamente il Comune. Tutta questa messa di dati, a partire da Open Data Ricostruzione, che trovate già online, e tutte le altre cose che vi ho raccontato e molte altre, saranno online a partire da ottobre in una piattaforma web che abbiamo chiamato Open Data L'Aquila, a disposizione di tutti. Tutte le informazioni, anche i dati dei droni, saranno in formato open, saranno scaricabili e chiunque le potrà utilizzare. Per esempio, hanno un interesse anche dal punto di vista tecnico: i lavori di ricostruzione oggi, per redigere i progetti, è necessario tutta una serie di misure che vengono fatte con i droni. In questo caso saranno nel formato giusto, accessibili a chiunque gratuitamente per tutto il territorio del comune. Questa è la collaborazione del Center for Urban Informatics and Modeling. Io mi scuso per le trasparenze in inglese che ho usato in altre occasioni, però le riscriverò in italiano e le lascerò al Formex in italiano, così saranno a disposizione di tutti. E queste sono le persone che hanno collaborato e che stanno collaborando a questa attività. Grazie.